di credere in qualcos'altro. Eh sì. Ciao Claudio. Ciao, grazie Giampaolo, ciao. Come sempre amico Giampaolo cerca di sintetizzare i pensieri e ne ha azzeccato uno e anche molto bene. Pronto? Bene, andiamo avanti ancora. Cosa abbiamo trovato dopo il nostro amico? Dopo il nostro amico Wojtyla è il diritto canonico, basta norme da inquisizione. Bene, e le norme da inquisizione nel diritto canonico stanno per essere rimosse. Cosa vuol dire questo? Che le norme di inquisizione e le norme dei torturatori erano ancora in vigore. Vuol dire praticamente che la difesa non aveva nessun diritto all'interno del processo canonico. E chi ha pagato grazie a queste norme inquisitorie? Hans Küng, che è un cattolico liberale, e Leonardo Boff, che è il teologo della liberazione. Pronto? Il teologo della liberazione dell'America Latina, ricordatevelo, cercava di fare in modo che gli esseri umani fossero indipendenti, avessero una propria autonomia fisica, una propria autonomia economica, anziché dipendere dalla carità, dipendere dalla miseria. Bene, quest'uomo fu attaccato dalla Chiesa Cattolica, questo sacerdote, diciamo, fu attaccato dalla Chiesa Cattolica finché ha mandato a quel paese l'abito talare. E ricordo che per riuscire a mandare a quel paese Boff, la Chiesa Cattolica ha perso il controllo, credo, del 50% dei fedeli dell'America Latina, i quali immediatamente sono passati dalla religione cattolica alle religioni protestanti, alle religioni evangeliche che arrivavano dall'America e che gli davano più sicurezza sul piano sociale ed economico. Per cui Boff è stato cacciato via, ma tanto la Chiesa Cattolica dispone del controllo sociale, economico, finanziario e politico del Brasile, per cui si rifarà in seguito, non è nessun problema. Bene, queste norme stanno per essere modificate nel senso di dare maggior peso alla difesa e questo è del Gazzettino del 26 agosto 1997, se qualcuno vuole controllarlo. Poi abbiamo sempre nella Repubblica del 27 agosto del 97 invece 3.000 bambini rapiti, una macchia per Israele. Ricordo sempre che il razzismo non è fra bianchi e neri, il razzismo è sempre fra ricchi e poveri, e fra ebrei ricchi e ebrei poveri, e gli ebrei poveri perdono davanti agli ebrei ricchi. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao Gianni. Mi dispiace interromperti, ma c'è una cosa che... tu hai detto che l'ateo è come un contenitore vuoto, no? Il cristiano è una scatola con dentro una sua fede, l'ateo l'ha svuotata, il pagano ha rimesso dentro dell'altra fede. Esatto, un altro modo di sentire il mondo, sì. Sì, un altro modo, no. Io mi sento ateo, sì. Ma nel momento in cui sono riuscito ad arrivarci, perché è stato un processo lunghissimo, non è che mi senta vuoto. No, no. Io ho comunque la sensazione che il tutto si evolva in una direzione. Dico semplicemente che nel mio mondo, nel mio modo di essere, posso pensare che si evolva in una direzione, posso, ma affermarlo è un po' difficile. Questa è la seconda fase, la fase seguente. Sì. Questo stavo dicendo, no? Tu me freghi. No, non voglio fregare. Io credo che diciamo lo scopo dell'intero universo è nell'universo stesso. Certo, cioè, d'accordo, sottoscrivo, guarda. Io penso che l'universo si evolva in una... Attenta Gianni, no, scusa, finisci il tuo pensiero. Sì, in una ricerca continua di comprendere, cioè di razionalizzare se stesso. Certo. O di capire. Certo. Cioè, di prendere coscienza di se stesso. Scusa Gianni, tu hai seguito le nostre trasmissioni alcune trasmissioni fa? Sì, io ti seguo da una decina di trasmissioni. Beh, allora, purtroppo hai perso tutta la parte in cui ho parlato della conferenza. Non lo sapevo. Allora, fai poca pubblicità. Faccio quello che posso anch'io. Se io non trovo fotocopiatore da riparare non mangio, capito? No, dì a Franco, citi la trasmissione. No, per carità. No, quello che voglio... Vabbè, io te lo dico. Ma quello che voglio dire io, no, è questo. Per i cristiani, no? È Dio che crea il mondo. Sì. Ok? Per i pagani, gli apprendisti stregoni, è il mondo, com'è in questo momento, sì.
che va a costruire la coscienza universale. Cioè le nostre trasformazioni, il nostro divenire, alla fine dei tempi, chiamiamoli così tanto per, sì, va a costruire la coscienza universo, in cui ogni parte è consapevole del tutto e viceversa. Allora sono pagano anche io. Esatto. Questo, ti dico, questa dicotomia, no? Questa differenza di fondo è quella che separa il modo di pensare iniziale pagano dal modo iniziale di pensare del cristiano, la priori, diciamo, no? Il punto di partenza, capito? Cioè, per noi è il mondo che crea Dio, che costruisce Dio attraverso le sue trasformazioni. Ma io non ho bisogno di pensare... Lo so. Perché per tirare fuori sta parola in Perché noi l'abbiamo dovuto mettere attraverso il male, cioè per noi rappresenta il male nel paganesimo. Il paganesimo fu sconfitto perché non aveva il concetto di male. Sì, ma si rischia anche di tirar fuori gli argomenti vuoti. Io non sento assoluta necessità di tirar fuori l'Eterno. Cioè, l'Eterno per me non esiste, perché in un mondo finito è priva di senso dire una cosa eterna. È come in matematica, l'universo, cioè l'infinito, è un concetto. Ah, ma sai in filosofia quanti salti mortali che hanno fatto per farli coincidere? Non so, insomma io... No, perché mi sento identico a te su certe cose, sì, però su certa terminologia non riesco, insomma. Abbiamo tu guarda dici... che... Sì, dimmi. Scusa, ti interrompo. Ma... No, tranquillo. Quando tu dici l'assassino, se una cosa del genere, sì, di Sodoma e Gomorra, sì, nel momento che tu dici questa cosa, no, fai una contraddizione in termini, è come se tu, perché uno sia assassino, bisogna che esista. Allora, quando vi ho parlato delle tre scoperte di Dio della stregoneria, sì, ho detto che la stregoneria ha scoperto, primo, che non esiste nessun Dio creatore. E allora come fai a dire aspetta, che non è un assassino? Aspetta, secondo... aspetta, adesso mi hai fatto parlare. Secondo, ha scoperto che la descrizione biblica è fatta per terrorizzare gli esseri umani. E terzo, esistono degli spiriti, no? Esistono dei demoni che quando si altera la percezione si spacciano per mandati dal Dio o il Dio stesso, no? E cercano di fregare gli esseri umani. Allora, anche se non esiste un Dio creatore, esiste la descrizione del Dio creatore. La descrizione del Dio creatore è il macellaio di Sodoma e Gomorra. Allora io a questo punto, se io riesco a far capire ai cristiani in che cosa consiste la loro fede, verso chi è rivolta la loro fede, riesco anche a tentare di fargli pensare. Ma io ti auguro che tu riesca, però temo che nel momento che tu dici il macellaio prima di diventare macellaio bisogna che esista. Sì, sì, quindi, ma... Quindi è molto difficile... Ma esiste la descrizione, no? La descrizione diventa oggetto. Ma vaglielo a dirti a un che ha fede, dire ma come, sto qua mi dice che il Padre Eterno è il macellaio, ti dà del matto subito. Sì, sì, ma infatti mi hanno già dato del matto a figurati. Vedi, ho ragione io. Non ti preoccupare, lo sparo più grosso di così. No, ma adesso prova a ripensarci, ho ragione io, no? Non bisogna prendere in considerazione le cose che non ci sono. No, invece bisogna prendere in considerazione perché esiste la descrizione. Se esiste la descrizione esiste l'oggetto in sé. Scusa, non voglio insegnarti. D'accordo, niente. Dai. Ciao. Grazie, ciao. Amico Gianni ha ragione in un certo modo, però lui non tiene conto che le cose esistono anche nella misura in cui io dico una cosa. Cioè, se io dico una cosa, anche se non esiste l'oggetto che io cito, esiste la mia citazione. La mia citazione può essere usata da un'altra persona per ottenere dei risultati. Per cui anche se non esiste l'oggetto che io cito, esiste la mia citazione. Lo so che sono dei sofismi molto sottili, però sui sofismi si è giocato la vita delle persone. Bene, veniamo alla Repubblica del 27 agosto 1997. Il Manetto è maresciallo pedofilo. Bene, questo è un maresciallo che si faceva i bambini, non ce ne frega niente. Il problema è un altro però. Al centro di questo articolo c'è un trafiletto su Repubblica che dice Sydney, vittime minori, denuncia del vescovo. No, non è il vescovo che denuncia. Attenzione. Praticamente, cosa significa questo? Oltre 100 preti cattolici australiani sono stati costretti a lasciare il sacerdozio nell'ultimo anno per reati sessuali su minori. Attenzione dunque, il vescovo non denuncia niente, il vescovo denuncia e lancia un allarme alla sua chiesa, un allarme che viene precisato nell'articolo del Gazzettino del 27 agosto. Il prete, finisco un attimo il discorso prima di prendere le telefonate, il prete denuncia che se va avanti così la Chiesa dovrà rispondere oltre i 210 miliardi di lire pagati a Los Angeles dai chierichetti.
e nel Nuovo Galles del Sud, il quale ha scoperchiato una vera epidemia di abusi su minori in istituti pubblici o religiosi da parte di gente protetta dalla polizia. Infatti, perché la polizia non è mai andata negli istituti minori se non in casi particolari? Vediamo un attimo. Pronto? Pronto, Claudio? Sì, ciao. Scusami se intervengo. Dimmi già. Prima ho sentito con gran piacere Gianni. Sì. Ecco, e forse interpretando quello che diceva Gianni, io vivo in questo momento e quello che mi sta e quello che vivo in questo momento è relativo. Tutto quello che è al di fuori di questo momento è perfetto ed è indiscutibile perché non lo conosco. Chiamalo secondo me perfetto o meno, è quello che è al di fuori di quello che io vivo e quindi è indiscutibile, non si può neanche discutere, fa ridere, come dice lui, trattare di eterno, di assoluto, tutte queste balle qua sono cose che noi diamo dei nomignoli convenzionali a delle cose che sono impossibili da toccare. Sono d'accordo con te. E quindi sono fantasticherie, sono robe che sono solo possono fare quelle lì che fanno le carte. Ecco, quelle cose lì vanno a toccare, vogliono toccare un qualcosa di impossibile da toccare e che è e basta, al di fuori del contesto razionale che abbiamo noi altri in questo momento, che è limitato e che è solo accessibile a noi altri in questo momento, ma noi altri, ma è inaccessibile quella porta che vogliamo sfondare e che non c'è. Tutto lì. Ed è perfetto, per me è perfetto tutto quello che è all'esterno di quello che io tratto razionalmente. Certo. E quindi che io vada a fasciarmi la testa prima di rompermela è assurdo, insomma. Questo sono d'accordo. Ecco, saluto molti anni e vorrei conoscerlo perché è una persona, stranamente, c'è una sintonia indipendentemente dall'etichetta che uno può avere. Va bene, anche io saluto, ciao, grazie, ciao. Allora, io sono d'accordo con Giampaolo, cioè il problema vero però qual è? È che se noi cominciamo a dimenticarci i passaggi che noi abbiamo fatto e quanto è difficile, non è che con questo risolviamo le cose, cioè il prete battezzerà sempre bambini, metterà sempre in ginocchio persone che non si possono difendere, continuerà sempre a spargere il terrore del Dio buono, del Dio cattivo che può punire, del peccato e di quello che non si deve fare o non si fare, cercherà sempre di vendere la propria merce di al di là. Per cui anche se noi possiamo essere superiori, diciamo così, ormai a un certo credo, di fatto non ci dobbiamo dimenticare che l'orrore si riproduce e l'orrore va continuamente combattuto, anche con la pedanteria, cioè so benissimo di essere pedante per molte persone, però il male è questo, cioè il paganesimo antico è morto perché non aveva coscienza del male e il male si è riprodotto, il male ha stravinto, il male ha dominato. Il male è il macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè nel senso che quando io dico macellaio di Sodoma e Gomorra intendo un comportamento preciso, intendo quel comportamento che dice o fai quello che voglio io ti ammazzo e con tutte le variabili del caso, o fai quello che voglio io ti frusto o ti faccio condannare o ti faccio perseguitare. Questa è l'ideologia del cattolicesimo. E io non posso fingere che questa non esiste, perché io ho ancora della gente che mi parla della bellezza del discorso della montagna, che è una porcheria immane. C'è gente che parla ancora della bontà di Gesù, che è un essere micidiale abominevole. A proposito di questi 100 preti pedofili, allora, che tornavo prima, lui denuncia il fatto che se le cose vanno avanti in questo modo la Chiesa Cattolica dovrà spendere centinaia e centinaia di miliardi in risarcimenti, e questo lo abbiamo sul Gazzettino il 27 agosto del 97. Per cui questo vescovo l'unica cosa che si preoccupa è di soldi che dovrà tirar fuori, non si preoccupa delle porcherie che questi hanno fatto e hanno commesso negli istituti pubblici o religiosi. Infatti ricordiamo che anche in Italia c'è sempre stato un tacito accordo di non interferenza da parte della polizia negli istituti religiosi. Questo cosa significa? Significa che se proprio ci sono delle cose gravi e denunciate la polizia interviene, ma se no facciamo finta di non vedere. E questo è il concetto cattolico secondo cui i bambini non hanno diritto religioso, non hanno diritto di espressione, non hanno i diritti costituzionali, sono solo bestiame.
E purtroppo questa è una cosa dura da morire, occorreranno dei magistrati che escano fuori dalla mentalità dei magistrati che abbiamo adesso. E ci vorrà molto tempo, e ci vorranno molte parole inutili, molte citazioni, molta fatica perché questo avvenga. Però spero che oltre a me qualche altro pazzo continui a predicare un po' di libertà e un po' di giustizia. Per quanto riguarda poi la pedofilia, io ho avuto 20 giorni fa una cosa molto particolare, parlando con dei pagani, mi sono chiesto dove stava in Giuda il tradimento, cioè in cosa consisteva il tradimento di Giuda. In pratica Giuda ha dato un bacio a Gesù e questo lo avrebbe tradito, però se Gesù era così conosciuto, che senso ha quel tipo di tradimento? Voi direte cosa c'entra questo? C'entra perché una volta che mi è entrato il tarlo ho cominciato a fare un'analisi di questi passi dei Vangeli. Leggendo questi passi dei Vangeli mi sono sotto mano degli altri passi dei Vangeli. Per cui finita l'analisi di Giuda, che è venuto fuori un lavoro molto divertente, mi sono accorto che il Gesù di Nazareth, come è descritto nei Vangeli, specialmente da Marco, è un pedofilo. Cioè mi sono accorto che la pratica della pedofilia è pratica scritta nei Vangeli. Certo, non è manifesta, però ricordate che hanno fatto centinaia di film sul fatto che Gesù si facesse la Maddalena o sui rapporti sessuali di Gesù con la Maria, che poi era prostituta, eccetera. In realtà queste sono fantasie. Mentre invece il ragazzino che scappa nudo dall'orto di Getsemani quando Gesù viene preso, lascia supporre delle condizioni di pedofilia. E questo cosa porta? Se Gesù ha avuto dei sospetti, ci sono dei sospetti che Gesù fosse pedofilo, infatti tutti gli apostoli sono maschi, c'ha un suo odio per le donne, tant'è che si incavola moltissimo, insomma. Cioè, ha questo disprezzo assoluto per le donne. E cosa significa questo? Significa che se un prete si comporta da pedofilo non va contro la sua dottrina. Chiaramente se Gesù fosse stato un donaiolo, probabilmente il fatto di andare a donne, siccome fa parte della natura umana, fa parte dell'essere umano, sarebbe diventato dogma. Mentre invece, sospettando Gesù pedofilo, cioè essendoci dei passi che fanno pensare a Gesù pedofilo, chiaramente non può diventare dogma, però potrebbe mettere in discussione la dottrina. E allora ecco il motivo per cui la Chiesa cattolica protegge i preti pedofili. Naturalmente è solo un'ipotesi a cui sto lavorando, però date le scuole di teologia, come girano la cosa, come usano la cosa, potrebbe benissimo essere dato questo. D'altronde sia il fatto di lasciate che i fanciulli vengano a me è molto sospetto, ma più sospetto nella traduzione di Matteo e più sospetta la traduzione di Marco, e l'accoppiamento che Marco ne fa con il ragazzino nudo che scappa, che è vestito a lenzuolo, che i soldati lo arrestano, scappa nudo. Per cui esiste un sospetto che probabilmente viene giocato dalla Chiesa Cattolica per proteggere i preti pedofili. Per cui state in guardia. Chiaramente noi sappiamo che l'omosessualità è condannata dalla Chiesa. Però un conto è condannare i comportamenti della gente, e un conto sono i comportamenti del prete, e i comportamenti del vescovo, e i comportamenti della gerarchia. Ricordatevi sempre che c'è questa dicotomia. Quando io dico il macellaio di Sodoma e Gomorra, che dice o fai quello che voglio io ti ammazzo, c'è anche questo. Esistono dei comportamenti diversi nelle persone a seconda di ciò che le persone fanno. Bene, spero che qualcuno abbia registrato la trasmissione, perché io ho finito la registrazione. Sì, decisamente finita la registrazione. Oppure si è bloccato il nastro. Bene, un attimo di pazienza che metto un altro nastro. Ok, pertanto ho questo lavoro in corso e che va a definire certi comportamenti. Cioè, quello che a me mi interessa è questo: un conto è la persona che commette qualcosa di cattivo, qualcosa di brutto. Se quel qualcosa di cattivo è fatto dalla persona, cioè è una scelta soggettiva della persona, la persona è condannata, punto e basta. Se invece
la scelta della persona, cioè ciò che commette di cattivo, fa parte, è indicativo, cioè è espressione della sua dottrina, è espressione del suo pensiero, è espressione di un'interpretazione del suo pensiero, allora le cose sono diverse. Attenzione, noi abbiamo sospensioni a divinis, cacciate di preti come Boff, che parlano della teoria della liberazione, ma non abbiamo cacciate di chi pratica pedofilia. Cioè, abbiamo delle cacciate probabilmente dalla Chiesa, perché chiaramente a un certo punto non ne possono fare a meno, ma non abbiamo una persecuzione di questi comportamenti a priori, cioè non è che arriva prima la Chiesa e dopo la magistratura, arriva prima la magistratura e dopo la Chiesa, quasi sempre questo, eh? Per cui dopo la Chiesa provvede a cacciarlo via, però attenzione, e abbiamo la copertura, cioè la Chiesa che copre questi comportamenti. Questo perché? Perché questo fa parte probabilmente della dottrina. Dovrò analizzare meglio quei passi ancora, però sospetto che ci sia all'interno della dottrina. Molto, molto bene. Arrivati a questo punto, io vi leggo una cosetta. Una cosetta che può servire anche al nostro amico Gianni per riuscire a comprendere cosa porta la dottrina, cioè noi possiamo anche far finta di ignorare ciò che non esiste, no? Noi possiamo dire Dio non esiste, pazzo di Nazareth era solo, come descritto, un povero matto, per cui possiamo far finta di niente. Sì, e questa è una scelta, però c'è il suo contrario, cioè c'è la sua cosa inversa. Cos'è la sua cosa inversa? C'è che mentre noi facciamo finta di niente, altre persone si trasformano. Bene, vi leggerò da Puek le religioni dell'età del colonialismo. Tata Dios, Messia dei Gauchos argentini. Anche l'America spagnola ha conosciuto l'esplosione di movimenti messianici nelle campagne, meno numerosi del Brasile sicuramente, e purtroppo molto poco studiati. Si conosce comunque il caso di un taumaturgo, Solares, la cui fama si sparse durante il secolo scorso fra i Gaucho della Pampa argentina. Probabilmente originario della Bolivia, egli si era stabilito nella città di Tandil, a sud di Buenos Aires, dedicandosi all'esercizio delle guarigioni magiche. Poco dopo si proclamò redentore dell'umanità ed inviato di Dio. I suoi numerosi discepoli lo chiamavano Tata Dios, cioè Padre Dio, si inginocchiavano dinanzi a lui e lo adoravano. In seguito, costretto a lasciare la città, Solares trovò rifugio in una estancia. La sua fama di taumaturgo, risuscitava i morti e faceva venire la pioggia, si diffuse ulteriormente, attirando l'intorno un numero sempre crescente di fedeli. Egli trattava ostinatamente gli immigrati italiani, considerandoli degli intrusi, installatisi nelle terre tradizionali dei Gaucho. Predicava lo sterminio dei massoni e l'espulsione dei funzionari governativi. Solo a questa condizione la sua profezia si sarebbe realizzata e la terra sarebbe dischiusa, provocando il sorgere di una città incantata. Prima del combattimento i suoi guerrieri ricevevano l'unzione di oli santi che si credeva rendessero i corpi invulnerabili alle pallottole. Alla fine del 1872 il Messia intraprese l'assalto di Tandil. I suoi uomini massacrarono tutti gli stranieri che vi si trovarono, non risparmiando neanche le donne e i fanciulli. Ma un gruppo di abitanti della città li mise in rotta valorosamente ed il profeta miracoloso, fatto prigioniero, venne linciato. Bene, anche se noi ignoriamo che esista un Dio, un ruolo di Dio, e il ruolo di quegli spiriti che si compiacciono di cibarsi di energia vitale stagnata è sempre vivo. Questo Solares, Solares, altro non era che uno che aveva alterato la percezione, e nella percezione alterata lui, anziché vedere il mondo circostante in maniera diversa, vedeva Dio, vedeva gli angeli, che lo hanno chiamato come profeta, come loro inviato, e ha fatto un bel po' di casini, un bel po' di macelli. Ed è importante che noi continuiamo a svelare che cos'è la dottrina cattolica, è importante che noi continuiamo a svelare che cos'è il condizionamento educazionale, è importante che noi continuiamo a parlare del macellaio di Sodoma e Gomorra, perché è importante che le persone si corazzino davanti a questo, cioè cominciano a capire che
non solo non c'è una dottrina, non solo non c'è un pensiero umano, non solo non c'è un divenire degli esseri umani, ma c'è solo la loro distruzione, c'è solo il loro non divenire, c'è solo la morte degli esseri umani. Per questo io continuerò a parlare più del male che non del paganesimo, perché parlando del male, a parte che parlando del male esprimo anche i concetti paganici, in quanto li specchio, cioè se dico le persone non se Dio dico il macellaio Sodoma e Gomorra mette in ginocchio gli esseri umani e li vuole in ginocchio, io esprimo il concetto contrario, cioè che per avere relazioni col divino che ci circonda occorre sviluppare il Dio che c'è dentro e non ci si può mettere in ginocchio, si deve marciare nel mondo, si deve affrontare la vita, si devono affrontare le contraddizioni. Per cui mi troverete sempre, sempre a parlare del male, perché il male è quello che divide le cose fra il paganesimo antico e il paganesimo moderno. Andando avanti, sempre nei ritagli, abbiamo sterilizzati migliaia di malati asociali. Questo 60.000 in Svezia, poi in Austria, poi in Danimarca, poi probabilmente anche in Italia. Tanto non ne frega niente nessuno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando le persone sono deboli, sono indifese davanti alle cose, vengono trattate da bestiame, vengono trattate come bestie del gregge. E noi, come pagani, chi ha il sentiero d'oro? I pagani sono messi in contatto, che hanno avuto il sentiero d'oro, leggendo la Devotio finale, possono leggere tranquillamente, fatto conduce l'essere e l'essere diventa Lara. Lara insegna l'essere come il segreto serva solo a nascondere inganno e inganno serve a distruggere Lara. L'essere impari che nel quotidiano della ragione i segreti sono tali solo per ingannarlo. Vi metto un attimo di musica, qualche secondo che bevo un po' d'acqua, abbiate un attimino di pazienza e dopo riprendiamo. Abbiamo mani grandi, affuriati, abbracciati. Sono nuovamente in diretta, se Angelo vuole richiamarmi lo metto immediatamente in diretta, non si preoccupi. Mi spiace aver buttato giù il telefono così bruscamente, ma avevo un'urgenza. Bene. I segreti della stregoneria. I segreti della stregoneria. Ho qui un bellissimo libro che parla dei segreti della stregoneria. A cosa si riducono i segreti della stregoneria? I segreti della stregoneria si riducono a una sola cosa: alla capacità di trasformare e di costruire l'individuo. Una volta gli stregoni dovevano lavorare per stare bene. Vorrei che le persone riuscissero a immaginare cosa significa quando non c'è la conoscenza, nel momento in cui non si sa niente, cosa significa riuscire a sapere che quell'erba o quell'intruglio ti può far star bene da un mal di testa, da un'anemia, da un mal di gamba, da un mal di pancia, ti fa andare al gabinetto. Cioè, quando non si sa niente, ogni cosa che si riesce a sapere, che si riesce a conoscere, ci arricchisce. Bene, cosa è successo questo? Che alcuni stregoni hanno capito, hanno ripreso in mano quello che era l'antica stregoneria, l'antico paganesimo, e hanno lavorato sulle erbe e si sono sentiti molto, molto forti, molto potenti. Sapevano far passare un mal di pancia quando le persone avevano mal di pancia, e dite poco. Sapevano pararsi da un'anemia, aiutare le donne contro l'anemia, e dite poco. Bene, questo è un tipo di potere. Oggi come oggi noi abbiamo un sacco di guaritori, gente che fa star bene, gente di destra e di sinistra che vi spiegano come si fa star bene, come si rigenera l'energia, come si fa scorrere l'energia, come... Sono tutte stupidaggini. Perché? Perché per riuscire a sviluppare ulteriormente la conoscenza che dà il potere, che porta alla stregoneria, come portava alla conoscenza e al potere
chi aveva trovato una ricetta per ovviare all'anemia o per ovviare al mal di pancia, oggi come oggi bisognerebbe comunque arrivare a guarire un cancro più o meno, tanto per essere abbastanza chiari. Ora, se sono delle malattie psicosomatiche è possibile fare qualcosa, se sono malattie di degenerazione cellulare, di degenerazione ossa o di degenerazione fisica, non è possibile fare niente. E allora cosa significa questo? Significa che tutti i guaritori che si passano in giro come guaritori nella nostra società, sto parlando dell'Italia, nostra società in questo momento, sono truffatori. Perché questo? Perché le nostre condizioni di vita in questo momento sono tali da garantirci un buon livello di vitamine, di proteine, di sali minerali, per cui le malattie che possono generarsi, che possono costruirsi vivendo in case malsane, mangiando male, cioè, sono molto più rare. Le compensazioni sono talmente ovvie quando vengono portate dai medici, quando vengono fatte dai medici, eccetera, che non c'è assolutamente necessità di sviluppare il potere per guarirsi un mal di pancia, un mal di gamba o un mal di testa. Restano fuori da questo ambito di malattie le degenerazioni del corpo fisico dato dalla vecchiaia. E le degenerazioni del corpo fisico dato dalla vecchiaia, detto in soldoni, ve le mangiate o ce le mangiamo. Cioè, nel senso che noi possiamo curare il nostro corpo fisico, possiamo farlo star bene, però non possiamo farci niente. Esistono tecniche che prolungano di qualche anno, se uno non fuma può vivere qualche anno di più, se uno fa, però sono stupidaggini, nel senso che non è assolutamente possibile ovviare alla vecchiaia. Perché questo? Perché lo scopo della nascita è la morte del corpo fisico. E anche se gli americani mi inventeranno quella particolare cellula, variazione del DNA che ovvia l'invecchiamento, eccetera, sarà sempre una stupidaggine. Perché il fine della nascita è la morte. Allora, il fine della vita è anche quello di stare bene. Però non è quello di vivere in eterno. Cioè, e io ho visto le persone che quando vanno dal mago, dallo stregone, la cosa che vorrebbero in realtà è vivere in eterno. Spesso pensano che le mani, la pranoterapia le salvi da cancri allo stomaco, però sono stupidaggini. Bisogna imparare a vivere e prepararsi ad affrontare la morte. E la morte del corpo fisico la si affronta vivendo al meglio giorno dopo giorno, prendendosi nelle proprie mani le responsabilità della propria vita e del proprio divenire e delle proprie trasformazioni. E le trasformazioni non sono semplicemente delle trasformazioni fisiche, sono delle trasformazioni del campo vitale, sono delle trasformazioni di sapere, sono delle trasformazioni determinate dall'uso della nostra volontà. Se uno è abituato a pregare quando si trova davanti a una difficoltà, continuerà a pregare davanti a qualsiasi difficoltà. Se uno è abituato ad affrontare un problema, ad affrontare i problemi della vita, continuerà a stringere i pugni per affrontare i problemi della vita. Però l'uno e l'altro costruiscono un futuro. Uno è un futuro di degenerazione, l'altro invece è un futuro di vita. E sono due futuri diversi. Bene, veniamo a un'ultima considerazione. Abbiamo fatto un piccolo rito. Quest'estate, per la prima volta, insieme ai pagani, abbiamo fatto un rito. Un rito che è stato sintetizzato in un cerchio magico che abbiamo fatto in un luogo sacro, sulle montagne. Niente di particolare, niente, nessun vitello sgozzato, nessun uomo morto, niente di particolare, è stato solo un cerchio magico. E il cerchio magico ha prodotto dei risultati. Ha prodotto dei risultati nel senso che ci ha fatto comprendere cosa effettivamente vogliamo, dove stiamo andando e quali sono le cose che ci permettono di lavorare assieme. All'appello di quel cerchio hanno risposto parecchi amici e abbiamo conosciuto degli amici nuovi, abbiamo conosciuto delle persone che hanno le loro specificità, hanno i loro desideri
e hanno le loro tensioni. Queste tensioni e questi desideri ci aiutano a continuare nel nostro lavoro di magia, stregoneria, paganesimo. Stiamo pensando di farlo anche il prossimo anno e di fare lo stesso rito in altri posti. C'è un piccolo particolare che avviene, e il particolare è dato dalla dichiarazione di guerra che il paganesimo ha fatto il cattolicesimo. Cos'è questa dichiarazione di guerra? Ogni posto che il paganesimo considerava magico, il cattolicesimo ci piantava una croce. Ora, queste croci rappresentano dei blocchi ai flussi di energia vitale. Queste croci, per quanto ci riguarda noi, devono essere tolte, perché questo è un'offesa alla vita, è un'offesa al divenire umano. Naturalmente noi non abbatteremo le croci, cioè non è nei nostri intenti e non è nelle nostre intenzioni, però quelle croci vanno tolte. Non va tolta la croce che i cristiani hanno messo per i loro morti, non va tolta la croce che i cristiani mettono per le loro cose, vanno tolte quelle croci che sono state messe come atti di guerra nei confronti dei pagani e del sentire pagano. Quelle croci vanno tolte, non vanno tolte le croci dei cimiteri, non vanno tolte le croci dalle chiese, vanno tolte quelle croci che sono state messe per offendere i pagani, per offendere il loro sentire. Queste noi pregheremo i cristiani di toglierle, e di toglierle spontaneamente, perché hanno rappresentato la loro esaltazione dei roghi, la loro esaltazione della tortura, la loro esaltazione dello sfregio del divenire femminile, la loro esaltazione dello sfregio della vita. Pertanto noi pregheremo i cristiani di togliere quelle croci. Questo naturalmente noi lo chiediamo, dopo che loro lo facciano o non lo facciano, queste sono scelte loro. Veniamo agli scopi per i quali noi stiamo parlando di un episodio al secolo, dall'800 al 1789. Noi nel far questo, vediamo un attimo. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno, chi parla? Dove sono? In diretta? Sei in diretta. È in diretta? Sì. Io sentivo parlare prima, ero in macchina, non so se eri tu. Sì. Che parlava del Vangelo, eccetera, eccetera. Sì. Sei tu? Sì. Ecco, allora, avevo una curiosità, non so se sei così gentile di illuminarmi, no? E tu parlavi abbastanza male anche del discorso di... Sono fuori tema io adesso? No, beh, non ha importanza, vai tranquillo. Ecco, non so di cosa stavi parlando, perché è un pezzo che non sentivo, no? Ecco. Però mi è rimasta una curiosità, no? Ecco, sì. Al di là di tutte le idee che tu hai espresso, che vabbè, per carità, son tue, c'è chi li condivide, sì, chi meno, insomma, no? Ecco, io condivido tante cose, però certe altre mi è un po' più difficile, no? E, per esempio, tu hai fatto un cenno ben preciso, no? Al di là di hai spiegato il tuo modo di definire questo Dio definito in qualche maniera come, sì, il macellaio di Sodoma e Gomorra, certo, e dal tuo punto di vista, come l'hai detto, al di là della violenza con cui viene detto, io sono anche d'accordo, insomma, no? Ecco. Va bene. E su questo va bene, però volevo capire, dopo hai citato un attimino anche i Vangeli e il personaggio di Gesù Cristo, che tra l'altro Gesù il Cristo, non so come vogliamo definirlo, l'hai definito un personaggio abbastanza funesto, insomma, no? Sì, ma usa pure i termini dispregiativi che puoi immaginare peggiori. Beh, insomma, immagina, ecco. Non so se tu hai detto funesto o qualcosa del genere. No, molto peggio ho detto. Molto peggio. Beh. E hai parlato anche del famoso discorso della montagna, no? Ho accennato, sì, ho fatto un passaggio. Sì. Ecco, ma cosa c'è di così terrificante in quel discorso della montagna, dal tuo punto di vista? Perché... mi ascolti per radio, se ho ancora qualche minuto che non arriva Mario, te lo leggo al contrario. Purtroppo non ho la radio qui adesso. Non hai la radio qui adesso? No. il problema è che il discorso della montagna, io ho già fatto una trasmissione in merito. Immagino che sia una cosa lunga. Allora, guarda, dammi solo qualche secondo di sfogliare un pochetto.
Ma solo perché, qua... no, il discorso della montagna è divertente se tu lo leggi così e lo leggi dal punto di vista che tu pensi che lui abbia detto. Se invece parti dalla negazione, parti da quello che non ha detto, cioè al contrario è una cosa aberrante. Se ho un secondo, perché devo tirarlo fuori, altrimenti io sono poco preciso più che altro, capito? Cioè è una questione di precisione, non è una questione di... Vabbè, ma allora adesso io non voglio crearti dei problemi. Questa grande negatività sulla figura, per esempio, storica di questo Cristo, in cos'è che la sintetizzi tu esattamente? Secondo te cos'è? Sì, te lo sintetizzo nel rapporto che lui ha col fico, oppure nel tentativo di colpo di Stato che ha fatto. E sto parlando della lettura come dato dai Vangeli. Sì. Quando lui caccia i mercanti al Tempio, in realtà lui fa un colpo di Stato, dice il Tempio è mio e voi fate quello che voglio io. Questo è il senso perché il Tempio era un luogo sociale e lui vuole appropriarsi, e questo è un colpo di Stato per cui viene attaccato via. E poi il rapporto, l'indicazione teologica che lui dà nel rapporto col fico, cioè siccome il fico non mi dà i frutti quando io ho fame, quando voglio io e come lo voglio io, che muoia, che sia maledetto. Sì, ma è un'interpretazione anche questa, io credo, anche la tua è un'interpretazione. Sì, beh, ma chiaramente senti, sì. È arrivato Mario, devo purtroppo rompere la trasmissione. Va bene. Comunque se mi richiami la prossima volta, giovedì, arrivo un'altra volta, ecco. D'accordo. Io ho la sensazione che esageri un pochino. Sì, ma indubbiamente, indubbiamente, cioè io ho il disprezzo più assoluto per Gesù di Nazareth, per me è il pazzo di Nazareth. Poi se vuoi ti do anche i dati per cui lo ritengo pazzo, tanto ho già fatto delle trasmissioni in merito, per cui non c'è problemi. Tanto non era lui che doveva venire nella sua generazione sopra il nubile destro del padre, poi non è venuto e allora hanno cambiato tutto. È un po' pesantina la faccenda. Va bene, ne riparliamo. Va bene, arrivederci, saluti. Molto bene, qua è arrivato Mario e io devo smobilitare. Ringrazio Mario per essere venuto, ringrazio gli ascoltatori per avermi ascoltato. La trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesima, ci sentiremo giovedì prossimo. Per quanto riguarda quest'ultimo radioascoltatore, io ho poca voglia di fare ancora le trasmissioni sul pazzo di Nazareth. Comunque non mi tiro indietro a nessun confronto. E chiaramente tutte le cose sono interpretazioni, tutto interpretazione. Una cosa sola non è interpretazione: i roghi e i ferri roventi. I roghi e i ferri roventi con cui sono state bruciate la gente sono insegnamenti del Dio della Bibbia e sono gli insegnamenti del pazzo di Nazareth. Questi non sono interpretazioni, questi sono i fatti con cui gli insegnamenti del pazzo di Nazareth si concretizzano. Bene, arrivederci alla prossima volta, grazie per avermi ascoltato e a risentirci. E vi ricordo che io sono a casa, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera.